questo paio di immagini perché... Grazie. E proprio per seguire questo tuo filologico che hai introdotto, Stefano, questo lavoro di Wines, Kimberly e Nicolas dell'Università di Lund in Svezia, uscito l'anno scorso, ci dice proprio la difficoltà di fare le scelte politiche che hanno veramente un alto impatto nella riduzione. In sostanza stiamo cercando di salvare al mondo dicendo alla gente di chiudere l'acqua mentre si lava i denti. E queste sono tutte cosettine decorative, facciamole pure, ma che non raggiungono quei numeri, infatti sono definite a sinistra del grafico come basso impatto di riduzione. Le cose che veramente hanno un alto impatto sono fortemente impopolari e sono quelle nell'estremità destra del grafico, cioè fare un figlio in meno. Questo è giudicato il livello migliore di riduzione del CO2, perché è ovvio, ogni persona in più su questo pianeta, soprattutto se è in paesi occidentali, ma anche nei paesi che stanno crescendo e che dal mio punto di vista devono avere un diritto di equità, insomma almeno avere cibo, una casa, l'acqua corrente, un minimo di assistenza sanitaria. Quindi non stiamo parlando di un figlio in Africa ridotto alla fame, stiamo parlando di un figlio, ecco, in Cina, prendiamo come livello di questo sviluppo, cioè di avere una vita dignitosa. E comunque lì parliamo di decine di tonnellate di CO2, quindi bisognerà prima o poi anche affrontare il tema della popolazione mondiale, perché nessuno ci obbliga a crescere indefinitamente, e c'è la pillola del giorno dopo e anche quella del giorno prima. Poi il secondo dato è vivere senza automobile, mentre abbiamo un mercato che sta cercando di fare magari una transizione virtuosa, ma sempre una transizione con un mercato tutti con l'automobile elettrica magari, però replica abbastanza il problema di prima. Cioè, dovremmo invece riuscire ad avere il servizio del trasporto, ma possibilmente non il possesso. Dopo evitare viaggi aerei transatlantici, dice qui, insomma, viaggi comunque impegnativi in termini di chilometraggio. Io fra poco devo prendere il volo Fiumicino-Bari. Stasera vado a parlare al pubblico di Taranto e, come dici tu, spero che le mie emissioni vengano compensate dai comportamenti di un migliaio di tarantini dopo che gli avrò spiegato queste cose. Cerco poi di contribuire io stesso, però questo è il mio primo volo 2018, no? Il mio primo volo 2018. Poi domani dovrò tornare a casa su Torino e metto ancora un po' di più, poi mi metterò a dieta per 2 mesi e mangio solo zucchine, tanto arriva la stagione. Ci sono tante altre cose che poi scendono, ecco, arrivare alle zucchine, vedete c'è anche la dieta vegetariana, d'altra parte abbiamo visto prima i dati di contributo del metano e la filiera dell'allevamento di carne rossa. Quindi il problema è che poi comunicare le vere scelte che fanno scendere le emissioni a livello di un'intera società e di un intero mondo, e sono scelte impopolari, e quindi in questo la politica arrancherà sempre di più perché non ha nessuna né interesse né capacità. Ieri sera ho sentito Salvini che ha dichiarato che una delle prime cose che dovrebbe fare è diminuire le accise sulla benzina. Dovremmo aumentarle, magari sostituirle, tolgo l'accisa della guerra d'Etiopia e la metto più alta per mettere più pannelli fotovoltaici in Italia, con una tassa di scopo ci metterei. Non mi sembra che riusciamo a far passare questo tipo di pensiero, perché la gente poi alla fine, se proponi di aumentare le tasse sulla benzina, ti spara in fronte. Quindi questa è un po' la situazione nella quale ci troviamo. Poi ovviamente la tecnologia ci può dare una mano fino a un certo punto, perché abbiamo da tagliare un sacco di sprechi, di fare tante cose che effettivamente ci hanno già dato dei numeri tangibili nella riduzione, soprattutto in campo di produzione energetica, con un nostro bel risultato almeno sul mix elettrico, con quasi il 40% di energia rinnovabile sulla presa della nostra rete, cioè mettendo la spina su una spina di casa, qualsiasi nostro elettrodomestico usa già il 40% di rinnovabile. Questo sicuramente onore all'Italia, insomma, siamo uno dei paesi che ha fatto di più in meno tempo, perché praticamente in una dozzina d'anni è stato questo risultato, cosa che la Germania magari ha raggiunto in un tempo più lungo. E termino con il progetto elvetico.
È vero che la Svizzera nel tuo elenco è ancora nei cattivi, è nei cattivi perché è un paese ad altissimo tenore di vita, però è uno dei paesi che ha una maggiore consapevolezza anche civica dei cittadini nel tentare di ridurre in maniera imponente, parliamo di 2/3, i consumi energetici. Con questo modello di società 2000 watt che nasce al Politecnico Federale di Zurigo, ed effettivamente è una buona proposta che è stata accettata dai cittadini elvetici con un referendum nel 21 maggio dello scorso anno, e questo è veramente importante perché è un referendum che, oltre a fare appello alla transizione rinnovabile, pronuncia per la prima volta una parola che ancora io sento dire poco in politica e dai cittadini, cioè un modello di sobrietà energetica. Bisogna alla fine saper rinunciare a qualche cosa. Tra i primi cardini della riduzione dei consumi energetici del modello elvetico a società 2000 watt c'è proprio la rinuncia ai voli aerei, almeno fin tanto che non troveremo degli aerei che possano avere delle emissioni pro capite per chilometro inferiore. Riqualificazione energetica degli edifici è invece un asse fondamentale che dobbiamo percorrere. In Italia abbiamo tante possibilità di farlo e tanto da guadagnarci, quindi su questo bisogna veramente invece investire di più con i cittadini. E l'ecobonus c'è, ma secondo me il suo limite in Italia è che non è obbligatorio. Dovremmo fare in modo che l'ecobonus diventi obbligatorio. Abbiamo degli incentivi eccezionali, forse i migliori al mondo. Lo sgravio fiscale del 65%, 50%, nei condomini che arriva anche al 75%, all'80%, è credo il migliore al mondo. Non mi sembra che ci siano paesi che abbiano un incentivo maggiore, però non lo usiamo. Non lo usiamo tranne una piccola fetta di popolazione. Forse questo potrebbe essere un modo per accelerare, dare un periodo ragionevole, una decina d'anni, ma dire in quei 10 anni lo devi fare, non è facoltativo. Io l'ho fatto e termino col fatto che ho visto lì che c'è la premialità per auto elettriche dove vado a riscuotere, perché io ce l'ho già da 70.000 chilometri, questa è la mia automobilina elettrica che carico il più possibile con i pannelli fotovoltaici, quindi spero poi di recuperare le mie emissioni che faccio con il volo di oggi con chilometraggio in auto elettrica. Purtroppo ha ancora i suoi limiti, costa troppo. Fa pochi chilometri con una carica, un centinaio, e d'inverno, io sto vicino a Torino, devo viaggiare con il cappello e i guanti perché se accendo il riscaldamento non arrivo a destinazione. Dai, allora chiudiamola così dicendo abbiamo i mezzi, io ho messo tutto nella mia meridiana, questa è la mia meridiana dei tempi moderni, no? Qua ci sono i due messaggi, Mercalli Caserini, il messaggio Caserini è il motto e il disegno, splendendo genero. Abbiamo il sole, l'hai detto tu prima, quanti terawatt ci dà? 12.000, cioè dà tutto quello che vogliamo e abbiamo la tecnologia per catturarlo. Però sopra c'è la mia inquietudine, che è il tempo, cioè il fattore tempo che ci sta purtroppo penalizzando. Grazie per la vostra attenzione.